Buonasera e ben ritrovati alla terza puntata di CSI Nord-Est. Oggi vi vogliamo parlare di sport e integrazione. Lo facciamo come sempre con due ospiti in studio, Sandro Lambini, presidente dell'Associazione Sportiva Fulgor San Bellino, e Fabedia Longo, perché è sposata con Andrea Longo, che conosciamo bene, tra l'altro un amico di Telechiara, senegalese. Tra l'altro fra un po' diventerà mamma, quindi insomma hai un sacco di caratteristiche positive e siamo contenti anche di averti qui come ospite. Proprio, vorrei partire proprio con te per parlare di integrazione, nel senso che l'integrazione, o meglio, lo sport può aiutare l'integrazione, secondo te, visto che questo è un po' il tema della nostra puntata? Buonasera a tutti. Sì, per me lo sport aiuta tanto a integrarsi, perché spesso quando diciamo a una persona che deve integrarsi in un paese, una regione, lei deve fare parte del paesaggio, rispettare le regole, eccetera. E le prime cose che si insegnano quando si fa sport, rispettare le regole. Dunque rispettare se stesso, le regole, l'arbitro, eccetera, e l'avversario. Dunque, prima cosa che si Ci deve insegna. essere questo. Dunque. Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Tu sei sportiva anche tu? Sì, sono sportiva, faccio pratico l'atletica leggera, sono velocista e sono di origine senegalese, ma faccio parte della squadra francese. E da quanto tempo sei in Italia? Sono venuta in Italia nel 2004 per allenarmi per i Giochi Olimpici di Atene. Ma prima facevo un po' andata e ritorno e mi sono sposata in 2005, dunque sono un po' più fissa da 2005. Ecco, nella tua storia c'è stato sia sportiva che, diciamo, familiare, ci sono stati problemi con l'integrazione? Fortuna no, perché arrivando in Italia sono arrivata già come sportiva, dunque la gente sapeva già che io ero sportiva, moglie di Andrea Longo, dunque non c'erano dubbi o chi poco, non si poteva avere dubbi sulla mia persona, perché è triste da dire, ma quando venivo un po' in 2000, le uniche donne di colore che si vedevano erano quelle che si vedevano lungo la strada la notte. Dunque io, arrivando come sportiva, Avevi, sapevano diciamo, già, un'etichetta, diciamo che lo sport sì, poteva significare un'etichetta. persona comunque Sì, corretta. un'etichetta molto Molto positiva positiva. Ecco, e per questo che provo anche di farla vedere il meglio possibile. assolutamente. Sandro Lambini, nella sua società ci sono anche persone che non vengono, non italiane, quindi extracomunitarie o comunque straniere. Sì, certamente. Noi abbiamo dei ragazzi che sono immigrati, sono nati all'estero. Oppure abbiamo anche dei ragazzi che sono nati in Italia ma sono sempre figli di immigrati. Più o meno la percentuale direi che si aggira attorno al 10%. Nell'ordine potrei dire che principalmente abbiamo ragazzi rumeni, anche se ormai la Romania fa parte dell'Unione Europea, Dell'Unione quindi non Europea. sono extracomunitari. Poi abbiamo qualche albanese, abbiamo un ucraino, un moldavo, un etiope, e grosso modo ho visto proprio, è curioso perché alcuni giorni fa è stata presentata nella nostra parrocchia una serie di dati statistici che riguardano proprio la popolazione straniera residente e siamo in linea perché nella fascia di età dei ragazzi nostri che vanno dai 6 ai 17 anni circa, la statistica dimostra che è circa un poco più del 9% di ragazzi stranieri, quindi è in linea, diciamo, con quelle che sono le percentuali che ho detto prima. Ecco, diciamo due parole proprio sulla società, che così Sì. la presentiamo, poi la vedremo tra l'altro Sì. nel servizio di Luisa Bertini. Sì, la nostra associazione è una polisportiva, è nata parecchi anni fa perché è nata nel 1966, inizialmente facendo calcio come la maggior parte di tutte le associazioni sportive, ma poi sono nate delle altre sezioni, la pallavolo, il tennis tavolo, la pallacanestro. Adesso siamo concentrati prevalentemente sulla pallacanestro. Abbiamo squadre, parecchie squadre, appunto della fascia di età che dicevo prima, dai 6
ai 17-18 anni. Abbiamo anche una squadra femminile di ragazze, l'Under 17, e tutti questi ragazzi che sono ben felici di giocare con noi, perché una delle nostre, la mission nostra è quella di non creare, diciamo, nessuna discriminazione, nessuna selezione fra questi ragazzi. E i ragazzi si divertono parecchio e direi siamo anche orgogliosi di questo, perché otteniamo anche di buoni risultati pur non facendo una selezione che mortificherebbe i ragazzi che giocano. Quindi siamo molto contenti di questi risultati che otteniamo. Ecco, poi magari le chiederò appunto quanto incide anche l'opera della parrocchia nella sua associazione sportiva. Prima però appunto vediamo delle interviste realizzate, anche le immagini da Francesco Brasco, che ringraziamo, che ci provengono dal CSI di Vicenza. Ne abbiamo parlato proprio nella prima puntata di quanto importante sia la relazione tra attività sportiva e parrocchia, le società sportive all'ombra del campanile. È un argomento caro a tutti i vari comitati provinciali del CSI, tra i quali anche quello di Vicenza, quindi ascoltiamo appunto che cosa ci dicono le interviste di Francesco Brasco, montate da Luisa Bortini. Per me fare sport nel CSI significa dare la stessa importanza a tutti gli atleti, sia a quelli più dotati che a quelli meno dotati, e riuscire a dare loro le motivazioni che valide sia per quelli più forti sia per i meno forti. Vuol dire mettere a dare a tutti i giovani un'opportunità di fare dell'attività fisica, di lavorare insieme e di gruppo. Fare un'attività che raggruppi persone, ragazzi, adulti, soprattutto persone secondo me di diverse generazioni, che insieme, cioè, facendo un'attività sociale, fanno anche un'attività sportiva. Benissimo l'agonismo, benissimo il competere, il dare tutto, però alla fine è importante trovarsi in un gruppo dove ci si senta bene. Beh, significa dare la propria disponibilità, il proprio tempo libero e la propria volontà, il proprio spirito cristiano e umano nei confronti delle altre persone. Questo è lo spirito del CSI, sport inteso non solo come divertimento, ma come impegno sociale e valore educativo da incentivare e promuovere nell'ambito delle parrocchie. Si dovrebbe dare più valore all'aspetto sportivo nelle nostre parrocchie, perché attraverso lo sport si può trasmettere anche i valori cristiani, educare i ragazzi nella loro crescita giorno dopo giorno, a capire le loro doti, le loro capacità. Le parrocchie dovrebbero puntare su queste cose, non lasciare che gli oratori, le squadre siano solo aspetto ludico e basta, ma anche un aspetto educativo. Speriamo che un po' alla volta i sacerdoti riescano a capire questo, che devono entrare nelle squadre, far capire che Gesù vuole che lo sport diventi un campo educativo. Quello che stiamo facendo stato attuale è cercare di recuperare il tempo perso sostanzialmente, ovvero sia rientrare all'interno delle parrocchie, il nostro ruolo naturale. Per far questo abbiamo iniziato una serie di contatti all'interno del Veneto, di collaborazioni varie per poter ritornare sul territorio e fare l'attività sportiva all'interno delle parrocchie. Ora si tratta di far sì che questo contatto con le parrocchie avvenga perché è interesse della pastorale. L'interesse della pastorale è far sì che lo sport sia un mezzo per avvicinare i giovani, anche quelli lontani, quelli che non frequentano, e con loro avviare un percorso educativo, un percorso di valori, e per questo ci vogliono operatori formati, operatori convinti di questa necessità. E il compito delle parrocchie è, da un lato, avvicinare operatori e far sì che questi siano formati, da un altro è gli operatori del CSI, chi ha interesse a questo, deve avvicinare i pastori, avvicinare il consiglio pastorale e far sì che ci sia un progetto comune, un progetto di pastorale che usa lo sport in termini ordinari, non come una cosa straordinaria. Per questo è necessario anche, credo, una formazione a livello di seminaristi.
Allora, torniamo in studio perché voglio proprio parlare di quanto la parrocchia può essere utile, tra virgolette, ovviamente, a una società come la sua, anche rispetto proprio all'integrazione, che è l'argomento di questa puntata. Sì, devo dire che la nostra società è proprio nata in parrocchia e continuiamo anche a svolgere attualmente attività in parrocchia, specialmente nel periodo estivo. Animiamo con i nostri allenatori, animiamo le varie attività sportive della parrocchia. La maggior parte dei nostri ragazzi, specialmente quelli della fascia della scuola primaria, provengono tutti dalla parrocchia e quindi cerchiamo di mantenere questa attività proprio per rendere viva questa attività in parrocchia e coinvolgere questi ragazzini per dar loro la possibilità di svolgere un'attività sportiva e quindi far sì che i genitori sappiano dove sono i loro ragazzi. Ecco, proprio a proposito di integrazione, forse è più facile per i ragazzi l'integrazione che per i genitori? Spesso lo scoglio effettivamente sono i genitori. Direi che ho avuto occasione di parlare con una insegnante di una scuola media vicino a noi e mi diceva proprio che i ragazzi hanno una facilità di apprendimento. Mentre invece il problema principale è quello dei genitori che fanno più fatica a integrarsi anche con la lingua. Direi che lo sport a questo proposito è molto utile all'integrazione perché lo sport parla un linguaggio che è universale, che supera quindi qualsiasi barriera linguistica, barriera culturale, direi anche barriera sociale. Se consideriamo ad esempio un ragazzo, un adolescente che viene catapultato nel nostro paese, non conosce la lingua straniera, poi non conosce le tradizioni nostre, non conosce le regole di vita nostre, non conosce la nostra storia e quindi la barriera linguistica, diciamo, è tale che lo isola e quindi ha difficoltà a rapportarsi con i propri coetanei. E l'unica maniera per utilizzare un linguaggio diverso è quella di fare attività sportiva, quindi viene accolto dagli altri ragazzi, non rimane più isolato, diventa uguale a loro e ha motivo quindi di esprimere le sue capacità, meglio ancora se ha delle buone capacità sportive. Ecco, infatti tirare a calcio un pallone o buttarlo dentro un cesto, diciamo, si può fare in qualsiasi modo. La tua vicenda personale, tra l'altro con Andrea, ha aiutato anche a superare le barriere dell'integrazione? Sì. Perché poi, essendo sportivo, siamo anche fortunati di avere anche un'apertura di spirito molto più ampia che una persona, per esempio, che non ha mai viaggiato, che non ha incontrato tante persone. Perché noi con lo sport incontriamo persone di diversi colori, di religioni diverse, di paesi diversi, ricchi, poveri, eccetera. Dunque, alla fine, Andrea e me non eravamo neanche più stranieri. Perché non siamo... Siete sullo stesso piano? Sì, non è che lui mi vedeva franco-senegalese, io l'italiano, eccetera. È vero che ci sono delle differenze, ma non sono più una debolezza, ma al contrario qualcosa di bello e che può dare tanto all'altro, a quello che hai davanti a te. E anche le vostre famiglie si sono unite, tra virgolette. Eh sì, bisogna, perché alla fine due esseri fanno avvicinare tante persone e diventiamo uno. Quindi anche il bimbo che hai nella pancia sarà così? Eh sì, lui sarà ancora più fortunato perché avrà ancora più cose più diverse di noi, dunque imparerà ancora tante cose. È veramente una cosa veramente bella. E poi io arrivando là, qua in Italia, sono stata anche fortunata perché quando sei straniera e che arrivi in un paese, tu provi ad integrarsi, ma devi avere anche davanti a te gente che vuole, che ti devono aprire le porte. Certo. Perché se tu arrivi in un paese che hai davanti a te gente che
ha paura o non vuole veramente conoscerti e chi ti chiude, puoi fare tutti gli sforzi del mondo, non ce la farai mai. Quindi tu sei stata fortunata in questo senso? Sì, sì, sono stata fortunata che ho trovato nel mio paese, che è Corte di Piove di Sacco, gente incredibile, una famiglia incredibile, degli amici incredibili, anche il parroco è incredibile perché lui è molto... se abbiamo bisogno di consigli, eccetera, lui è qua per parlarci. E, per esempio, anche quando abbiamo fatto il matrimonio con il francese, il lettore in francese, il lettore in italiano, eccetera. Dunque tutti si sono sentiti veramente dentro quel giorno, perché alla fine poteva anche dire di no e fare matrimonio solo italiano perché siamo in Italia, invece si è veramente aperto. E io veramente adesso mi sento una di corte. Questo è assolutamente importantissimo. E l'abbiamo anticipato prima, vogliamo vedere, scoprire qualcosa in più sulla società Fulgor San Bellino. Lo facciamo con il servizio di Luisa Bertini, che è andata a Grisignano, dove la squadra, una delle squadre appunto, ha giocato in trasferta. Quindi, ma vediamo che cosa ci propone Luisa Bertini. La squadra che vedete alle mie spalle è la squadra Juniores che fa il campionato del CSI Padova. La nostra società è una polisportiva, è nata nel 1966, inizialmente si occupava di calcio, dopo qualche anno si è aggiunta una sezione di pallavolo e così col passare degli anni un po' alla volta abbiamo praticato anche degli altri sport come il tennis tavolo e recentemente da qualche anno pratichiamo la pallacanestro. La pallacanestro è un'attività a cui ci dedichiamo in via prevalente. Abbiamo circa un centinaio di iscritti che praticano l'attività agonistica. E poi abbiamo un'altra trentina di bambini della scuola primaria che seguiamo prevalentemente nelle scuole elementari, collaboriamo infatti con le scuole, con il quinto istituto comprensivo in particolare, dove abbiamo dei nostri allenatori che si recano nella scuola e fanno delle lezioni settimanali a questi bambini. Collaboriamo inoltre anche con le scuole medie, facciamo cicli di lezioni che durano circa 2 mesi. Lo spirito della Fulgor è sempre stato quello di far giocare tutti e indistintamente dalle qualità di ognuno, del singolo. Siamo una parrocchia e quindi l'origine parrocchiale dell'attività, lo spirito è proprio quello di coltivare fin da piccoli tutti i ragazzini e fare unione, fare gruppo, poter dare la possibilità a tutti di praticare un'attività sportiva con lo spirito proprio dell'amicizia, ecco, di stare insieme per divertirsi. Sono anche genitore di uno dei ragazzi che gioca. Questo gruppo è nato come gruppo di amici, i ragazzi erano insieme alle scuole medie, addirittura dalle elementari, e abbiamo cominciato questo tipo di avventura che è stato veramente bello, perché questo gruppo è insieme da più di 7 anni, a cui si sono aggiunti addirittura altri amici, poi altri compagni di scuola, e nasce con questo spirito del divertimento, del gioco insieme, del tentativo di fare anche dei risultati che possono essere belli dal punto di vista, validi dal punto di vista sportivo, però sempre con lo spirito di amicizia. Infatti sono molto uniti, si ritrovano anche al di fuori dello sport, fanno pizzeria insieme, vanno insieme, frequentano in compagnia, è una cosa molto bella.
spirito che anima la nostra società è quello del CSI. Il CSI ha come mission educare per lo sport, che si sposa benissimo con il nostro, perché lo scopo nostro primario è quello di educare i ragazzi, di promuovere lo sport, ma di insegnare loro anche quei valori della lealtà, sviluppare l'amicizia e lo spirito dell'integrazione. Quindi ben si sposa con quello che è la mission del CSI. Torniamo proprio a parlare di integrazione, perché finché stavo vedendo il servizio mi è venuto in mente, mi sono venuti in mente degli esempi un po' più alti, tra virgolette, il famoso Balotelli, se ne è parlato tanto, la mancata integrazione partita dai tifosi, ma forse anche da appunto avversari. Quanto questo può influire anche sui ragazzi, appunto, a proposito di integrazione? Beh, sicuramente non è un buon esempio quello che vediamo negli stadi. Bisogna un po' diciamo sfatare questi stereotipi che si sono creati e queste forme, direi, di razzismo verso giocatori di colore. Quando negli stadi vediamo questi spettacoli in cui i giocatori di colore sono accolti con un bu urlato, non ci siamo, non è questo lo sport. È brutto anche sentire a volte da commentatori televisivi o addirittura dalla carta stampata quando si fanno certi esempi che non sono belli della serie. Gli atleti di colore sono molto veloci perché sono abituati fin da piccoli a correre per andare a scuola. Ecco, queste cose qui sicuramente non sono un insegnamento valido per i ragazzini. Vabbè, tu hai avuto degli episodi magari di mancata integrazione, li hai visti, non necessariamente subiti, che ti hanno dato fastidio? No, fastidio no, ma solo per esempio quando sono arrivata un uomo, ma un po' più anziano, che ha detto: ma questo lungo, con tutte le donne che ci sono, ma in dialetto, con tutte le donne che ci sono in Italia, aveva bisogno di andare a prendere una da così lontano, volere una nera, ma alla fine non era tanta cattiveria perché me l'ha detto a me direttamente. E alla fine adesso, anche quando lo incontro, ci salutiamo, eccetera, ma all'inizio, non so, forse non aveva mai visto una di colore, si è detto: ma cosa ci porta a casa? Invece, ma mi fa più sorridere che arrabbiare, perché non bisogna arrabbiarsi davanti a questi fatti, al contrario, tu devi mostrare che tu parli la stessa lingua di lui e che anche tu sei una persona normale, che tante cose, che lui mi può insegnare tante cose e io uguale. Dunque mi fa più sorridere che il contrario. E parlando dei stadi, la cosa che in Francia, per esempio, che ci sono i miei genitori che sono arrivati tanti anni fa, quando ho detto che ero con un italiano, hanno preso paura perché vedevano i stadi italiani che facevano versi strani verso le persone nere. E diceva: ma tu vai a sposarti con un italiano, sono tutti razzisti, eccetera. Dunque anche dall'altra parte ho dovuto fare un lavoro, certo. Dire: no, guardate, c'è una percentuale molto bassa, e poi concentrato sul campo, tutti non sono così. E dunque anche fare passare questo messaggio dall'altra parte non è decisamente bello, non ci rende tra l'altro onore e non rende onore allo sport, direi assolutamente. Sì. E a proposito di sport, vorrei lanciarvi quella che è la promozione di una manifestazione sportiva, si chiama Gazzetta Cup 2010 ed è un torneo di calcio a 7 rivolto ai ragazzi nati tra il 1997 e il 2001. La competizione si svolgerà in particolare a Bari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Reggio Emilia, Roma e Torino. Il torneo è strutturato in fasi interne, fasi cittadine e finale nazionale. Si svolgerà nel periodo aprile-settembre 2010 e prevede la partecipazione di un numero indicativo di 15.000 atleti, naturalmente marchiato CSI. Vediamo. We'll be right back.
stop the rock. 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 Noi veniamo da Civita Vecchia. Stop the rock. Veniamo da Napoli e siamo... La squadra si chiama Comune di Casalotto. Veniamo da Monza e c'è la Macherese. Noi veniamo da Reggio Emilia. Veniamo dalla Lombardia, la nostra squadra si chiama New Yag. Veniamo da Roma e vogliamo vincere. Shake my paranoia, can't stop the run. Shake my paranoia, can't stop the run. Shake my paranoia, I'm only moving, dancing like Madonna into the groove. Shake my paranoia, I'm only moving, dancing like Madonna into the groove. Ecco, iscrizioni ancora aperte per la Gazzetta Cup che vedremo anche a Padova, quindi il tempo qui sta per finire. Volevo chiedervi una parola giusto per concludere su sport e integrazione da lasciare ai nostri telespettatori. Iniziamo con Sandro Lambini. Beh, direi, come ho detto prima, per quanto riguarda l'integrazione, lo sport è uno strumento validissimo per aiutare i ragazzi stranieri che vengono qui da noi. Ma è anche valido anche per i valori educativi che propone ai ragazzi nostri, ma anche ai ragazzi stranieri. Uno dei valori principali direi che è il fair play, che è una caratteristica anche che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi, perché il rispetto del gioco e il rispetto dell'avversario aiuta i ragazzi e aiuta molto anche l'integrazione. Ci sono poi altre cose molto importanti, tipo il sacrificio, perché i ragazzi imparano a soffrire, a conoscere se stessi, i propri difetti, i propri limiti, e quindi questo li porta a cercare di raggiungere meglio gli obiettivi che si prefissano di raggiungere. E poi l'amicizia l'abbiamo citata anche prima, perché ovviamente i ragazzi imparano a conoscersi tra di loro, a diventare amici, ma soprattutto diventano amici anche dei loro avversari se hanno rispetto per loro, e questo è molto importante. E Fabè, che cosa, come vuoi concludere? Io con due parole: impegno e rispetto. Questo è importante. Noi, tra le altre cose, ti facciamo in bocca al lupo per la nascita del tuo pupo, e anche ad Andrea, naturalmente. In bocca al lupo anche a tutte le attività del Fulgore San Bellino con CSI Nord-Est, questa terza puntata. Ci fermiamo qui, ci rivediamo naturalmente sempre la prossima settimana. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Italia.